Per tradurre una subordinata con il cum e il congiuntivo, bisogna avere ben presente la consecutio temporum del congiuntivo. Esaminiamo i casi in cui nella principale o reggente c'è un tempo principale. Nella frase cum tecum sim felix sum sono felice è la principale. Nella principale abbiamo un presente indicativo. Nella subordinata, cum tecum sim, troviamo un presente congiuntivo. Il presente congiuntivo è usato per esprimere un rapporto di contemporaneità tra due o più azioni e o situazioni quando nella reggente o principale c'è un tempo principale. In questo caso, in prima battuta, traduciamo la subordinata con il cum narrativum con un gerundio semplice. Sono felice essendo con te. Anche nella frase cum tecum non fuerim tristis sum, la principale tristis sum è al presente indicativo, un tempo principale. Nella subordinata cum tecum non fuerim abbiamo il perfetto congiuntivo fuerim, che indica una condizione o situazione anteriore nel tempo rispetto a quella della principale. In prima battuta, quindi, traduciamo il cum narrativum con un gerundio passato. Non essendo stato con te, sono triste. Ricapitolando, se nella reggente o principale abbiamo un tempo principale, per esprimere la contemporaneità avremo il presente congiuntivo, per esprimere l'anteriorità il perfetto congiuntivo.